Stavi dicendo? È vero che è morto Lello. E ma mio marito mi ha detto... Aspetta, questa cosa è uno shock. Tuo marito mi ha detto, vedi che è morto Lello. Meno male. E da dove lo ha... Aspetta, tu per piacere, spostati un attimo. No, è morto Lello, meno male. da dove ha preso la veramente, notizia? Sta cosa è vera. Sì, dico, ma lui come ha fatto a saperlo che stavamo cercando di tenerla ancora sotto traccia? Penso un passaparola di... passaparola, perché... Il gioco di Jerry Scott. No, aspetti, ma è vero, cosa? è vero. Certo. E perché è nascosto? È perché stavano cercando, perché tu non sai come è morto. No. Ah, è vestito. Sì. L'hanno potuto all'aria. No. No, ma a parte gli scherzi. Investito. No. Vabbè, la promessa di sposo che doveva dire, investito. No. Non hai saputo come è morto. Io ho saputo che l'hanno buttata all'aria. No. E come? Vabbè, allora a questo punto approfittiamo di questa... Come ti chiami? Katia, approfittiamo della domanda che ci ha fatto Katia per comunicarvi questa notizia tremenda, una notizia che purtroppo purtroppo ha investito la famiglia di Quinto Potere e tutte le persone che si erano affezionate al nostro carissimo amico, purtroppo... Infatti io mi ricordo che era molto affezionata a lei, io non ci credo ancora a questa cosa. Polello è ancora vivo. È circolata questa notizia, tant'è che la nostra amica Katia ha chiesto in maniera effettiva se Lello fosse morto, investito addirittura. Allora, ma tu anni chi te lo ha detto? Mio cioè, marito, no, ma chi è tu? Dove sta tuo marito? Faccelo conoscere. Sta a casa. Questa la devo far vedere. E devi fargliela vedere. A proposito di Lello, c'è sempre avuto tuo marito? Non lo sappiamo, però noi vorremmo tranquillizzare tutti. Perché purtroppo... C'è e continuerete a seguire le avventure di Lello. È bugia. Abbiamo tirato l'arma. E da quanto tempo lo sapevi questa cosa qua? 10 giorni fa. 10 giorni fa, quindi ti sei persa gli ultimi video di Lello. Sì. Perché altrimenti lo avresti saputo. Ah. E quindi diciamo dove bisogna iscriversi? Al quotidiano. Basta, cancelliamo tutto. No, chiudi un attimo. Sì. Vai Tino, riaccendi. Accendo. Dove devono iscriversi? Allo conto. Cioè, okay. Cucciucate, sì. Ehi, dai Tino. Dove devono iscriversi? No, perché così bevuto a mezzogiorno. No, pensate, così mi rendo conto. Dove devono iscriversi? Quinto Potere. Perché tu sei già iscritta. Sì. No, su TikTok mi esce a volte. Sì. Il problema è che non entra su YouTube. Iscriviti. No, su YouTube no. Iscriviti sul canale YouTube di Quinto Potere, dai. Va bene. Cellulare ce l'hai? Dai, fammelo vedere, lo iscrivo io. Dai, ti iscrivo io, dai. Per tutto quello che hai fatto. Minimo devi darci un'iscrizione, dai. Anche la collega. Collega, preparati anche tu, perché ovviamente vale anche per... Niente, devi andare su YouTube. Su YouTube. Vai su YouTube. Semplicemente scrivi Quinto Potere. Quinto. È facilissimo, Quinto Potere, ti esce la prima cosa, Quinto Potere, su YouTube devi andare, non qui su Google, su YouTube, allora. Eccola qua, bravissima, l'hai fatto tu? Bravissima, iscritta, brava, Katia, iscriviti, qua, clicca tu, Katia, ti sei iscritta, semplicissimo, hai visto? Ci vuole poco. Lello è vivo e lotta insieme a tutti noi. A chi? Altri Lello è morto. E ci uccide a Lello. E chi lo deve uccidere a Lello? Ma chi lo deve uccidere? Ma va. Chi lo deve uccidere a Lello? Chi? Andiamo, Tino. Il giorno con me deve stare. Andiamo, Tino, che ci aspetta una giornata con lui. Una giornata? Mamma mia. Domani. Ah, insieme allora. Ciao, Tino, ciao. No, mi sono malato. Lello è vivo.